Bene, vediamo questo modo per difendere delle parti del server da usi non autorizzati. Vediamo il risultato finale. Vedete che qui sono stati definiti dei paletti e questi paletti hanno definito un'area. Quest'area la vediamo perché in basso a sinistra vediamo che qui c'è quest'area che c'è un nome, municipio. Numero che indica il numero progressivo dell'area e il proprietario. Vedete che qui municipio è di proprietà di Pacchio, è di proprietà di Pacchio 98, che sono due miei avatar. Ora, in questo momento io sono con un avatar che si chiama Pacchio 1, quindi non è né l'uno né l'altro, e che non ha i diritti di override, quindi non è un amministratore. Infatti, se io adesso scrivo qualcosa. Questo qui faccio test, vedete che sono semplicemente creative, che è un ranking. Io potevo anche fare get rank per avere il mio ranking, sono semplicemente creative e privs per vedere i miei privilegi. Ok, la cosa fondamentale è che non abbia i privilegi di areas e di protect override, vedete non ci sono. Questo vuol dire che io se arrivo in un'area dove non sono proprietario, se provo a appoggiare un blocco, vedete che mi dice no, guarda, quest'area qua è protetta, ed è protetta, qui possono costruire o distruggere soltanto Pacchio e Pacchio 98, mentre io invece sono Pacchio 1, che è diverso. Analogamente non posso distruggere i blocchi. Vedete, se distruggo un blocco, il blocco torna perché? Per lo stesso motivo, perché è protetta. Ok, quindi qui può costruire soltanto Pacchio, che è un admin, quindi ha tutti i diritti, ma soprattutto c'è un'altra persona, che è questa, che diventa Pacchio 98. Vediamo se mi ricordo la password. Sembra di sì. Ok, questa persona Pacchio 98, quindi andiamo verso, diciamo magari J per andare veloce. Ok, andiamo dove ci sono tutta questa insieme di persone. Allora, vedete che io adesso sono in una zona in cui posso costruire, vado nella zona protetta e questo vedete che compare il mio nome, Pacchio 98. Io, se facciamo privs, vedete che ho un sottoinsieme di privilegi neanche tanto enormi, cioè soltanto fast, interact, shout e fly. Boh, quindi se io metto un blocco, vedete che questo blocco rimane e io posso anche scavare i blocchi, quindi i blocchi posso mettere così, vedete che li scavo e poi li posso rimettere a posto. Se torno invece da Pacchio 1, che dovrebbe essere questo, quindi lo vediamo, quindi chi sono io, lo faccio il test. Vedete che Pacchio 1, che sono creative, se io vado a buttare via questo blocco, non me lo lascia fare, quindi non posso fare danno. Mentre invece avete appena visto che Pacchio 98, che era il proprietario di questa terra, può farlo. Ora, questo signore qua permette anche di vedere quali sono le caratteristiche di questa terra, quindi di chi è proprietà, eccetera, eccetera. Ma vediamo quindi adesso come fare per definire una superficie protetta, perché vedete che se vado in questa superficie qua, qui posso costruire io, ma posso costruire tutti gli altri. Quindi ci va qualcuno che abbia i diritti di admin, cioè in particolare che abbia il diritto di areas, che possa assegnarmi un'area. Quindi entriamo a nome, dunque qui chi siamo? Facciamo test, vedete sono Pacchio 1 che
che è un creative. Prives, ci abbiamo Arias? No. Quindi dobbiamo entrare a nome di... Allora, dobbiamo entrare a nome di questo signore qua. Di Pacchio. Vediamo un po' se ce la faccio. Quindi questo. Test. Ok, sono admin. Ok, essendo admin io posso andare su questa... a mettere dei paletti. Questi paletti qua sono presenti nella mod marker. Vedete, se qui premo I e poi scrivo marker, vedete che compaiono questi tre elementi: il libro, il paletto e il anche questo, cioè l'amministrazione. Cominciamo con i paletti. Quindi mettiamo un paletto per definire una terra diversa, questa. Quindi mettiamo un paletto qua. Poi andiamo qua, altro paletto. Allora, per scopi facciamo un paletto lì, facciamo dei paletti un pochino più minuscoli, quindi per esempio questo. Ok, quindi supponendo di aver fatti giusti i paletti, a questo punto basta andare su uno dei paletti e specifico il nome. Diciamo che questa cosa qua la facciamo disponibile per Pacchio 1. No, ed è il nome dell'area, quindi non è ancora chi è, e la facciamo 40 blocchi sopra i marker e 10 blocchi sotto terra. Se vogliamo farlo più alto o più basso, cambiamo questi numeri. Questo permetterà di definire anche delle piattaforme in alto, eventualmente di proprietà o di gestione di altre persone. Ad esempio, si potrebbe fare un palazzo alto in cui i primi 10 piani sono gestiti da una certa persona e altri 10 piani un altro. Invece di chiamarlo Pacchio 1 lo chiamiamo per esempio chiesa, giusto per dare un'idea. Quindi adesso facciamo protect area e questa area la... Dunque, se facciamo così, vedete che non la possiamo cambiare, però se ci mettiamo all'interno di quest'area un questo oggetto e poi lo clicchiamo, possiamo cambiare il proprietario. E qui il proprietario nuovo lo mettiamo Pacchio 1. Per inciso, Pacchio, che è admin, non ha bisogno di essere proprietario, perché lui può sostanzialmente fare ovunque. Allora, vedete che qui questa è la chiesa 4. E qui Pacchio 1 può scrivere, cioè può fare le sue mestieri, ma non Pacchio 98. Quindi se noi andiamo su questo, allora chi siamo qui? Test, noi siamo Pacchio 98. Bene, allora essendo Pacchio 98, se noi andiamo in una zona, questa, dove non possiamo... non possiamo, perché qui il proprietario è Pacchio 1, vedete che qui non posso costruire, mentre invece se vado nella mia zona dove sapevo che posso costruire, vedete che qui mi lascia costruire. Viceversa, se io vado a nome, vediamo un po' se lo azzecco, qui siamo test, no, qui siamo Pacchio 1, test, sono l'admin, qui purtroppo, allora facciamo una cosa, allora io sono l'admin e sono questo, andiamo in prossimità del Pacchio 98, ah no, volevo diventare Pacchio 1 per farvi vedere che Pacchio 1 può costruire qua, giusto? Quindi Pacchio 1 è questo signore qua, quindi vediamo F7, ok, quindi dovrebbe essere quello che vede davanti a sé due verdi, vediamo,
Dunque, non è questo. Questo qui. Vedo davanti ai miei due verdi, quindi facciamo prova. Sono pacchio 1 e quindi essendo pacchio 1 posso andare nella mia zona, pacchio 1, e qui posso tranquillamente costruire. Quindi, non so se avete visto, questa è la prima tecnica che permette di costruire delle superfici, delle aree, e fare costruire ognuno in quell'area. In linea teorica è anche possibile avere delle aree grosse possedute da una persona e poi creare delle sottoaree. Se vi interessa, poi lo possiamo esplorare meglio in un futuro video. Comunque, questa è la teoria per progettare le aree e, come avete visto, c'è bisogno di avere i diritti, i privilegi, diciamo, di areas per poterle settare e i diritti di poter, diciamo, gestire queste cose. Attenzione a non confondervi se siete amministratori, perché avete sempre tutti i diritti. Proviamo soltanto ancora a vediamo un po' se ce l'abbiamo. Qui abbiamo il markers, abbiamo anche il libro. Se mettiamo anche il libro in una zona, ecco, vedete, questo qui permette anche lui di fare dei mestierini. Quindi il libro possiamo averlo in mano e quindi possiamo aggiungere sottoaree, cambiare owner se vogliamo e quindi rinunciare alla nostra area. Allora, il piccolo video per le aree, direi che più o meno tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro.